Assembramento con la R, mi raccomando. Penso sia la parola più utilizzata negli ultimi mesi. Dal 4 maggio prima e dal 18 definitivamente, la nostra amata città sta cercando di riprendere la vita di prima. Hanno riaperto i negozi, bar, ristoranti, pub e la parola che riecheggia nella mente di ognuno di noi è sempre quella, assembramento. Scherzare su questa cosa con il massimo rispetto ci mancherebbe, sarebbe molto facile. In quest'ottica la prima domanda da porsi sarebbe: ma Adenna, quando mai si sono verificati assembramenti? Mi spiego meglio, se ogni città italiana avesse un suo vocabolario, sicuramente nel vocabolario ennese la parola assembramento non comparirebbe. Parliamo in generale per un attimo, non fossilizziamoci sugli ultimi 3 mesi. Quando mai Adenna, eliminando il Venerdì Santo e il 2 luglio, si è mai potuto parlare di assembramento? Ah sì, anche per la fiera di maggio e settembre. E poi? Per esempio, capita spesso che ai vari eventi organizzati in città la partecipazione cittadina sia spesso molto esigua, mentre il numero di partecipanti aumenta a dismisura quando è il momento di lamentarsi del fatto che in città non si fa mai niente e che vivere ovunque, fuorché Adenna, sarebbe tutta un'altra cosa. Ma si sa, l'erba del vicino è sempre più verde. Magari Adenna avessimo mai avuto il problema dell'assembramento. Ora, tornando ai giorni nostri, si è tanto discusso su questo fantomatico sabato sera del 23 maggio in cui, a quanto pare, gli assembramenti erano in agguato in ogni angolo e la maleducazione di questi amati odiati giovani è arrivata alle stelle. Ma di cosa stiamo parlando? Delle bottiglie di birra al Belvedere che a mia memoria ci sono sempre state dopo ogni sabato sera? Bottiglie che, tra l'altro, sulla base delle foto che ho visto girare in rete, erano, nella loro maleducazione, poste educatamente sopra i cestini strapieni. Un momento o un'illuminazione. Io la butto là. E se si mettessero più cestini? Parliamo dei non assembramenti nei ristoranti piuttosto. C'è qualcosa che non va. Se viene dato il via libera per riaprire, se i gestori dei locali hanno affrontato spese per ottemperare a tutte le norme igieniche e di sicurezza, viene da sé che questa retorica comunicativa del terrore, vuoi o non vuoi, li penalizza. Cioè, non si può dire ai commercianti di riaprire e poi terrorizzare le persone e convincerle a restare a casa. Si dovrebbe ovviamente controllare, come si sta facendo, che gli esercenti rispettino le regole e che lo facciano anche le persone. In pratica, uscite, ma siate prudenti, non abbassate la guardia perché non è ancora tempo per farlo. Però il messaggio a questo punto è opportuno che passi chiaramente. Adesso si può uscire con la massima prudenza, ma si può uscire. E sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale si compattasse in questo senso, perché l'impressione che ne scaturisce è che non ci sia una linea comune, che ognuno dica la sua, che l'uno contraddice l'altro. Mi piacerebbe invece vedere azioni concrete che mirino ad aiutare i commercianti, non solo adesso ed ora. Sarebbe bello che venissero avviate azioni sul lungo termine. Un esempio? Ok, la TOSAP per quest'anno è scampata. E dopo? I dati certi sono che i ristoranti sono aperti, che si sono adeguati alle regole e che sono nelle condizioni di poter accogliere tutti con la massima tranquillità. Il mio augurio è che quando il coronavirus sarà solo un brutto ricordo, nel vocabolario ennese entri di diritto la parola assembramento, possibilmente con la R.